Tra le autorità istituzionali intervenute alla commemorazione di San Giuliano di Puglia, l'europarlamentare venafrano Aldo Patriciello, che nel suo intervento ha ricordato come ormai sia non più rinviabile il tema della prevenzione dell'edilizia pubblica e privata e delle infrastrutture per un paese moderno e sicuro. Ci sono situazioni sul piano del patrimonio edilizio in Italia che merita particolare attenzione. Dobbiamo intervenire sugli edifici pubblici, in primis sulle scuole, ma quello che dicevo, intervenire fortemente su un'attività di prevenzione del patrimonio abitativo pubblico e privato. Non dimentichiamo che in questo territorio teniamo il Matese. Il Matese è una delle emergenze nazionali su cui dobbiamo porre le attenzioni. A livello europeo ci stiamo muovendo e sicuramente adesso anche il Parlamento avrà la consapevolezza e darà la giusta attenzione a questo grave problema. Nel Molise è cambiato però qualcosa dagli interventi dell'ex premier Berlusconi ad oggi? Ma il Molise cosa è cambiato? Il Molise sicuramente ha messo in sicurezza tantissime scuole, il patrimonio abitativo pubblico ha avuto un buon intervento, diciamo, di sicurezza. Bisogna fare molto di più, soprattutto bisogna intervenire maggiormente in tutti i punti nevralgici per evitare che succeda una catastrofe come questa. Noi dobbiamo prevenire più che curare, questo è l'obiettivo principale. Questa catastrofe di San Giuliano ha fatto sì che il governo, il Parlamento avesse la consapevolezza dell'importanza della protezione civile, ma soprattutto l'importanza della prevenzione.